che scrivere la storia, sono sempre vincitori e Michela non sarà tra i loro eroi. Però quel libro ha fissato un momento particolare. Il momento in cui sono ritornato all'argomento dei maledetti briganti, che intorno all'Unità d'Italia espressero una confusa ribellione. Ora, diciamo, la questione è molto discutibile. Sicuramente l'Italia unita è un fatto importante che ce ne rende tutti fieri e orgogliosi, però fu fatta quella unificazione con i metodi violenti della guerra, dell'occupazione, e così successe che poi la storia successiva, pilotata dai vincitori, ha taciuto tutto questo. E vengono fuori invece le storie, i volti di gente del sud che combatteva, che si era opposta a tutto questo, che qualcosa voleva dire e che oggi riprende a dirlo attraverso una nuova storiografia, attraverso nuovi libri come questo e attraverso, se vuoi, anche musica e canzoni. A quali documenti e a quali libri ti sei ispirato? Io mi sono ispirato non a documenti scritti, ma a fotografie. Mi spiego meglio. Sul brigantaggio, su quella, diciamo, repressione 1860-1870, c'è da andare con i piedi di piombo, perché tutti i documenti sono stati scritti dal nuovo governo, ma le fotografie invece, anche fatte da loro, dai vincitori, stanno lì, e a guardarle dicono cose diverse per quello che può dire una fotografia. Per esempio la fotografia di Michelina De Cesare, questa brigantessa bellissima che fissa il fotografo, vestita elegantemente, vestita da guerrigliera. Allora, se vai a osservare una fotografia che a distanza di anni racconta sempre più, ti rendi conto che c'è qualcosa di misterioso dietro tutto questo. Io lo posso esprimere attraverso canzoni, attraverso musiche, però di fatto mettere in evidenza quei volti significa invitare migliaia di persone a riconsiderare quella storia. Perché oggi, nel contesto storico in cui siamo, hai deciso di scrivere un libro che parla anche di ribellione? C'è un collegamento? C'è un collegamento con la realtà che vivo tutte le sere, in questo nuovo percorso musicale che l'Italia sta percorrendo, appunto. Una musica, una festa che si ribella agli standard imposti dall'establishment televisivo, per dire. Allora vai nelle piazze, ma a Varese come a Caltanissetta, e vedi migliaia di persone che sono rivolte ad una scelta autonoma, non imposta dall'alto. Quindi, e questo avviene in musica, avviene nella volontà di ragazzi che riscoprono le chitarre battenti alle tamborre, avviene in situazioni che culminano nella grande notte della Taranta, in cui 150.000 persone da tutto il mondo arrivano in un paesino del Salento. Quindi c'è qualcosa che diciamo che va in controtendenza rispetto all'appiattimento della globalizzazione. Quali sono i musicisti che adesso ti piacciono, che ascolti, italiani? Ma quelli più folli, devo dire, anche se io sono più legato a musicisti anonimi, cosiddetti maestri della tradizione. Però per esempio Caparezza, Capossela, nella loro follia, fra l'altro vengono tutti dai nostri lidi, e li apprezzo.